Un solo punto conquistato all'Angelini in questo primo scorcio di campionato. Lucarelli sceglie la stessa formazione che ha pareggiato a San Benedetto del Tronto nel derby con il notaresco che propone Valenti e Marchionni a supporto di Maio. Il Chieti parte malissimo, tanti gli errori in fase di costruzione. Il notaresco, al contrario, è subito concentrato e trova l'immediato gol del vantaggio con Maio. Tutto semplice per il notaresco, strada spianata per la squadra di Massimo Epifani. Scimia il migliore dei suoi, qualche protesta qui in area di rigore, Notaresco in pieno controllo del match, tuttavia, e raddoppia con una perla dello specialista Valenti. Su calcio di punizione esulta il fantasista rossoblu Chieti, già in svantaggio di due gol, che non accenna la reazione se non con Rodia, ed è questo il primo tentativo neroverde di una certa consistenza. Brutta tegola per il Notaresco, si ferma lo sfortunato Marchionni, spazio al suo posto per Massetti, il quale avrebbe subito l'opportunità di realizzare il gol del 3-0 perché Aquilanti perde un pallone. La disattenzione del difensore che favorisce Maio, un po' macchinoso, anche se arriva Massetti che fallisce la chance di chiudere l'incontro già nel primo tempo. Il Chieti, prima dell'intervallo, avrebbe la possibilità di accorciare con Dimino, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-2. Nella ripresa torna dopo l'infortunio Fabrizi, staffetta con Rodia, e l'ex attaccante del Castelnuovo risulterà tra i pochi ad ottenere la sufficienza per il Chieti, sfiorando anche il gol. Qualche segnale c'è da parte dei ragazzi di Lucarelli nel secondo tempo, ma il gol non arriva. E allora Akamadu prova a scuotersi in acrobazia, ma altra prova deludente per lui. C'è il tempo per questa incursione di Ventola con timide proteste del Chieti, ma quando riparte il Notaresco può essere letale. Squadra di Epifani, sempre in partita sull'altro versante. E ancora Fabrizi a cercare il gol che riaprirebbe tutto. Cresce il Chieti, che vuole regalare almeno un gol ai propri tifosi, ma arriva l'espulsione per somma di ammonizione all'indirizzo di Akamadu. Fallo quasi di frustrazione, doccia anticipata, quindi chiude anche in inferiorità numerica il Chieti. Grande prova di personalità del Notaresco Chieti, battuto 2-0 all'Angelini, dove a fine partita piovono fischi per la squadra neroverde. Allora, innanzitutto il mister del Chieti stasera non parla, quindi non sarà presente perché la società, diciamo, ha deciso di parlare direttamente e quindi il mister non parlerà. È chiaro che la prestazione di quest'oggi è una prestazione dove non ha soddisfatto la società e non ha chiaramente soddisfatto neanche il pubblico, e quindi in questo momento, secondo me, per come stanno andando le cose, io credo che vada solo chiesta scusa, non c'è altro. L'unica cosa è chiedere scusa, metterci il massimo impegno per venire fuori da questa situazione e con calma siamo confidenti che la risolveremo. Presidente, quindi la posizione di Lucarelli? Non è in discussione. La posizione di Lucarelli non è in discussione, Lucarelli ha degli obiettivi e purtroppo oggi c'è stato questo incidente di percorso che ci può stare lungo un campionato, deve lavorare tranquillamente, serenamente, e siamo convinti che poi la situazione possa in qualche maniera essere risolta. Noi col presidente Mergiotti eravamo convinti che le due prestazioni fatte in trasferta potessero in qualche maniera rappresentare un momento di riequilibrio della squadra. Oggi c'è stato un grosso passo indietro, domani sera avremo una riunione insieme al presidente Mergiotti, insieme al direttore Paciarella e al mister per capire, insomma, dove poter intervenire nella squadra.
La squadra sta soffrendo molto, come insomma stanno andando le cose all'Angelini, fuori gioca è più serena, riesce insomma anche a essere più equilibrata rispetto a quello che abbiamo visto anche oggi, perché tanto non è che è una prestazione indifendibile quella di oggi, quindi non c'è poco da dire. Già 3 settimane fa, rivedendo un po' le statistiche dei punti e di come ho giocato le partite, c'era stata una discussione col mister, col direttore, insieme al presidente, per capire quelli che erano i valori attuali del campionato. È chiaro che guardando i risultati sembra emergere una netta divisione tra un gruppo di squadre decisamente ben attrezzate e un gruppo di squadre che stanno soffrendo. E siccome noi siamo in questa seconda parte, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Presidente, cosa si sente di dire ai tifosi? Ai tifosi mi sento di dire che, diciamo, l'ho detto prima, chiedo scusa, adesso non è il momento delle chiacchiere, adesso è il momento dei fatti. La fiducia dell'allenatore, l'allenatore è la figura chiave nello svolgimento di un campionato. Noi siamo partiti con questo progetto, prima di tutto abbiamo il dovere di capire se riusciamo a risolvere i problemi con queste persone. Quindi la fiducia, secondo me la fiducia è sempre a tempo per tutto lo staff della società, però l'obiettivo chiaramente in questo momento non è quello di andare a rompere gli equilibri che si sono creati, ma cercare di migliorare la situazione rispetto a quella che è attualmente. Credo che oggi abbiamo fatto una grande gara, specialmente nei primi mezz'ora di partita, dove l'avevamo preparata proprio in quella maniera di cercare di farli correre e portare la palla dove ci abbiamo giocatori di qualità. Abbiamo fatto molto bene, e abbiamo fatto 2 gol, poi abbiamo avuto l'occasione con Maio Clamorosa per fare il 3-0, anche se è stato un errore loro. Però abbiamo fatto una grande gara, poi il secondo tempo siamo scesi un po', ma veniamo da questi 15 giorni fatidici del Covid. Oggi ho recuperato in extremis giocatori importanti. E la mia preoccupazione era quella che più andava avanti la partita più potevamo scendere, però ho visto una squadra che ha voluto portare a casa il risultato contro un ottimo Chieti, perché secondo me Chieti ha fatto una buona gara, ci ha dato una buona pressione, però anche queste partite servono a noi, perché vincere in questo campionato è importante, perché più partite vinci e più puoi lottare per vincere. Ma era fondamentale oggi partire alla grande, fare come l'avevamo preparato, volevamo andare subito in vantaggio. Abbiamo fatto il primo gol, se non un grandissimo gol, proprio un'azione bellissima. Poi dovevamo essere bravi e cinici, più cattivi sul 3-0, perché finisci 3-0 al primo tempo, la partita è finita. E poi abbiamo mantenuto bene tutto il secondo tempo, non prendendo il 2-1, perché poi quando prendi il 2-1 la partita si può riaprire e può diventare difficile. Quindi ai ragazzi gli ho fatto i complimenti, perché noi sappiamo da che percorso veniamo negli ultimi 20 giorni. Abbiamo giocato in Coppa Italia, abbiamo giocato domenica in grossa difficoltà, e oggi è una vittoria di vitale importanza, perché aiuta molto la testa.